Un buon pomeriggio, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo tornando sulla questione relativa agli incendi, perché torna a bruciare il Monte Siella del versante pescarese del Gran Sasso nella zona di Rigopiano di Farindola. L'allarme è scattato intorno alle 10 quando è partita una squadra dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Pescara, che ha dovuto raggiungere per l'ultimo tratto la zona interessata a piedi. Il rogo però è sotto controllo. Nelle scorse settimane tutta la zona di Rigopiano e dei due versanti del Gran Sasso, Pescarese e Aquilano, avevano dovuto fare i conti con diversi roghi che avevano creato grossi danni e richiesto anche l'impiego di alcuni Canadair per domare le fiamme. Sugli incendi è stata aperta anche un'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila e il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, parla dei problemi ambientali del circondario di Rigopiano anche alla luce proprio degli incendi delle ultime settimane. Sindaco Lacchetta, si continua a parlare di Rigopiano, purtroppo per cose non positive come l'incendio che è stato scaturito poi giorni prima di Ferragosto e poi perché purtroppo ci sono ancora persone che vanno sul luogo del dolore e si comportano in modo adeguato. Purtroppo ancora una disgrazia per la nostra montagna, quell'incendio che è partito il 5 nella piana di Campo Imperatore si è poi prodigato fino a sopra Rigopiano sul Monte Siella, determinando un disastro ambientale di assoluta rilevanza. E anche questo dettato dall'imperizia dell'uomo. Oltre a questo anche laddove viene meno il buon senso, non si rispetta un luogo che è ancora intriso di sangue e di dolore e che chiaramente deve essere rispettato per quello che è. Ho emesso apposita ordinanza appunto per evitare che ci fossero dei picnic in prossimità del luogo della tragedia per il doveroso rispetto che si deve alle vittime. Abbiamo chiesto da diversi mesi che fosse bonificato l'intero sito, chiaramente previo di sequestro giudiziario e autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria appunto per scongiurare ogni pericolo di inquinamento. Ad oggi non ci sono notizie di inquinamento, ma chiaramente è doverosa una certa prevenzione del sito e soprattutto per ridare ormai alla natura quello stato di luoghi così come era qualche anno fa. Parliamo di cronaca, oltre 6 kg di droga e 10.000 euro in banconote false sequestrate. Il bilancio dell'ultima operazione contro lo spaccio condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Teramo. I carabinieri del nucleo investigativo di Teramo hanno tratto in arresto un trentenne napoletano sorpreso a Porto Sant'Elpidio con droga e banconote false. Da tempo i militari del nucleo investigativo avevano intuito che una probabile base di approvvigionamento dello stupefacente destinato alla piazza Rivierasca Teramana poteva essere nelle vicine Marche, così come un anno fa avevano individuato nella limitrofa regione una piantagione di marijuana. Nella tarda serata di ieri, approfonditi una serie di elementi info-investigativi, effettuata una prolungata osservazione nei pressi di una nota sala scommesse di Porto Sant'Elpidio, durante la quale sono stati notati vari soggetti soffermarsi con un individuo che si recava presso la propria autovettura e con la quale poi si spostava per ritornare presso la sala giochi, hanno individuato l'abitazione dell'uomo dove questi si recava ed hanno effettuato un appostamento notandolo entrare e uscire dall'immobile sito in una località isolata. Hanno così deciso di procedere al controllo del trentenne e lo hanno sorpreso con alcune dosi di cocaina indosso e delle banconote da 50 euro false. La perquisizione è stata estesa all'abitazione in uso all'uomo e lì i militari hanno rinvenuto complessivamente 1,1 kg di cocaina, 4 kg di hashish, 16 g di metanfetamina, 80 g di marijuana, una pressa, un bilancino di precisione e tutto l'occorrente per la confezione della sostanza stupefacente. Oltre alle banconote false presenti nel portafoglio del controllato, nell'appartamento ve ne erano altre da 50 euro ed alcune da 20 euro, anche queste false, per una somma complessiva di quasi 10.000 euro, oltre ad alcuni proiettili calibro 7,65 e 200 cartucce calibro 12. Le attività di polizia giudiziaria, svolte con la preziosa collaborazione dei carabinieri della compagnia di Fermo, sono culminate con l'arresto dell'uomo, che è stato tradotto presso la casa circondariale di Fermo.
E il presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso, si è confrontato questa mattina nel corso di una videoconferenza, di cui vedete le immagini, con il nuovo capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Al centro dell'incontro, a distanza, ci sono stati ovviamente i temi legati agli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo, e non solo, tra l'agosto 2016 e il gennaio 2017. All'incontro hanno preso parte anche il sottosegretario alla presidenza con delega alla protezione civile, Mario Mazzocca, i dirigenti e i funzionari dell'amministrazione regionale, tra i quali Elvira Di Vitantonio, Antonio Iovino, Silvio Liberatore, Franco Gerardini e il direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione, Marcello D'Alberto. E nella giornata di ieri i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roseto hanno effettuato insieme alla Capitaneria di Porto le prime operazioni per riportare a galla il relitto, lo ricorderete, dell'Egliana, il peschereccio sul quale scorso 26 luglio persero la vita due marittimi giugliesi. Ancora lavoro per i Vigili del Fuoco nella giornata di ieri, stavolta non solo per domare i tanti focolai presenti sul territorio regionale. Infatti i sommozzatori in servizio presso il distaccamento di Roseto degli Abruzzi hanno fornito la propria collaborazione alle operazioni coordinate dalla Capitaneria di Porto per il recupero del peschereccio Eliana, appartenente alla Marineria Pugliese e affondato al largo di Giulianova, provocando la morte di Carlo Mazzi ed Elia Artone. Il peschereccio, lungo 14 metri, era sparito dai radar lo scorso 26 luglio, sorpreso da una burrasca in balia di onde alte fino a 6 metri. Immediatamente scattò l'allarme per portare in salvo i marittimi. Nonostante il maltempo, diversi pescherecci e due motovedette e l'elicottero della Guardia Costiera al lavoro, che condussero le ricerche con la speranza di ritrovare vivi i marinai, i due invece furono ritrovati senza vita qualche ora dopo, recuperati dalla motovedetta della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco, con l'utilizzo di sofisticate attrezzature in dotazione, hanno raggiunto il peschereccio sul fondo marino e lo hanno assicurato con dei palloni gonfiabili che saranno utilizzati nei prossimi giorni per tentare di riportare il mezzo nautico in fase di galleggiamento. Parliamo di sanità adesso. Non c'è nessun rischio di chiusura definitiva della chirurgia nell'ospedale di Ortona, come si legge su alcuni organi di informazione. Lo comunica la ASL Lanciano Vasto Chieti, riferendosi alle dichiarazioni di un consigliere comunale che invece ha deciso di potenziare le attività chirurgiche e ha disposto a tal fine i lavori di adeguamento della centrale di sterilizzazione, che serve proprio a garantire i pazienti, eliminando i rischi di contaminazione degli strumenti chirurgici e delle attrezzature medicali. Il prossimo 4 settembre è prevista la ripresa regolare di tutte le attività chirurgiche e di ricovero. Dei lavori e della temporanea sospensione erano stati informati tutti i reparti interessati, e anche il sindaco di Ortona è stato tenuto costantemente al corrente della situazione. E ci spostiamo adesso a Penne. Si è chiuso il primo anno della giunta Semproni. Ai nostri microfoni parla proprio il primo cittadino. Sindaco di Penne Semproni, un anno dal vostro insediamento al comune di Penne, un anno difficile, particolare. Ci sono i presupposti però per riprendersi. Io credo che quello che è successo nel corso di questo primo anno di amministrazione non è mai successo agli altri amministratori. Abbiamo avuto di tutto e di più nel campo delle catastrofi meteorologiche, del terremoto. Veramente un anno che ci ha provato, però cerchiamo di uscire da questa situazione. Posso anche dire questo: c'è stata una giunta nel corso della quale abbiamo approvato la realizzazione dei MUST, cioè di quelle strutture nelle quali ospiteremo gli studenti dell'Istituto Tecnico Marconi, che non possono rientrare nella sede ufficiale, quella del Palazzo Marconi, che è stata purtroppo danneggiata dal terremoto.
stiamo uscendo dalle difficoltà, lentamente, con molti sforzi, ma siamo fiduciosi. L'ospedale è un'altra spina nel fianco, ci stiamo battendo, sapete bene che abbiamo avuto a vari livelli degli incontri, è nato anche un comitato per la salvezza dell'ospedale di Penne, così un'aggregazione di cittadini, e inoltre non dobbiamo dimenticare che è in corso sempre il ricorso al TAR che, se ricordo bene, si dovrà pronunciare non oltre il 22 giugno e vedremo poi come le cose andranno. E adesso andiamo nel comune di Rapino. Ricorderete il disservizio telefonico e anche le lamentele del primo cittadino Rocco Micucci. Bene, in merito al disservizio che ha interessato la sede del municipio, alcune abitazioni del centro storico del comune di Rapino, Telecom precisa di non avere alcuna responsabilità in merito all'accaduto. Il guasto infatti è stato causato, si legge su una nota dell'azienda, da un fulmine che ha gravemente danneggiato in diversi punti un cavo ad alta potenzialità trasmissiva. L'intervento di particolare complessità ha richiesto innanzitutto la messa in sicurezza dell'area di lavoro ed ha coinvolto più squadre di tecnici che hanno dovuto sostituire progressivamente tutte le tratte di cavo danneggiate. Inoltre, durante l'attività di sostituzione del cavo sono stati riscontrati ulteriori danni provocati dall'infiltrazione di acqua a seguito di lavori eseguiti da terzi per la manutenzione di una condotta idrica, per i quali Telecom sporgerà denuncia con relativa richiesta di risarcimento, essendo parte lesa. Comunque, si legge nella nota, la completa funzionalità del servizio sarà ripristinata entro oggi. Presentata a Pescara la seconda edizione di Eremo sotto le stelle, che si terrà in questi giorni presso la grotta dell'Eremo di Sant'Angelo Palombaro. Paolo Renzetti. Assessore Di Matteo, seconda edizione di Eremo sotto le stelle, un'altra importante iniziativa per valorizzare le bellezze interne della nostra regione. Ma una grande intuizione dell'assessore Di Danilo, dell'amministrazione tutta di Palombaro, sia perché questa iniziativa si fa all'interno di un eremo con una grotta particolare che è molto suggestivo, e poi perché questo paese è uno dei tanti paesi all'interno del Parco della Maiella che ha bisogno di una maggiore visibilità, e io credo che in questi anni un pullulare di iniziative di qualità nelle varie realtà dei paesi della Maiella stanno determinando una grande attenzione verso questo bel territorio che è in movimento, che ha bisogno di rilancio, che ha bisogno di recuperare il tempo perduto. Tra i vari eventi di questi due giorni ci sarà anche la degustazione di prodotti del territorio, le eccellenze del territorio. Un altro aspetto importante, nelle nostre realtà, perché io pure vengo dai paesi della montagna e del Parco della Maiella, ci sono tanti prodotti tipici che nel passato sono stati abbandonati col miraggio delle grandi aziende della vallata. Oggi si riprende da qualche anno un cammino importante, virtuoso, perché le nostre qualità, le qualità dei nostri prodotti, delle nostre tradizioni, della nostra vita, sono una grande attrattiva e una grande possibilità di rilancio economico dell'Abruzzo. Prima di tornare al telegiornale, lo vedete in doppia schermo, magari mi vedo anch'io e forse non va proprio bene, Paolo Renzetti, perché per la questione incendi sul Monte Siella, sul versante pescarese del Gran Sasso, proprio vicino alla zona di Rigopiano, per vedere qual è la situazione in questo momento sul fronte incendi. Buon pomeriggio Paolo, ovviamente siamo in una zona di montagna, il collegamento potrebbe non essere proprio perfetto. Buon pomeriggio Paolo.
Sì, grazie Jacopo, buon pomeriggio. Siamo a Fontevetica, proprio al confine fra i territori comunali delle province di Pescara e L'Aquila. Diciamo che questa mattina c'era stato questo focolaio proprio nella zona del Monte Siella, proprio a ridosso di Rigopiano. Non ci sono stati problemi, diciamo che i vigili sono riusciti a circoscrivere immediatamente questa problematica, questo rogo. È chiaro che, come potrete anche vedere alle nostre spalle, questa è la zona che è stata martoriata nei giorni scorsi, anche nelle settimane scorse, da vasti incendi che hanno creato grossissimi problemi a livello ambientale. La situazione oggi è sicuramente molto molto migliore. C'era stato, come detto, questa mattina questo allarme subito rientrato, però si sta facendo davvero la conta dei danni di questi incendi che hanno distrutto decine di ettari di boschi proprio qui nella zona di Fontevetica. Lo ripetiamo, al confine fra le province dell'Aquila e di Pescara. Oggi 18 agosto, non ci sono tantissimi turisti, però nei campeggi qui nelle circostanze abbiamo visto diverse persone accampate anche con roulotte e caravan. Fa caldo, c'è un vento abbastanza forte che soffia in direzione da nord. Diciamo, le condizioni meteo sono buone e, come detto, fortunatamente è subito rientrato l'allarme di questa mattina per questo focolaio che si era sviluppato sul Monte Siella. Tra l'altro, Jacopo, per arrivare qui dove ci troviamo, proprio su Fontevetica, lungo la strada provinciale che da una parte conduce all'Aquila, dall'altra porta a Farindola di Rigopiano, siamo passati ovviamente nei pressi, davanti all'albergo, l'hotel di quello che resta dell'hotel Rigopiano, dove le scene sono quelle che purtroppo ormai abbiamo imparato a conoscere, di distruzione e di dolore. Tra l'altro, quella di oggi è una giornata particolare, perché il 18 agosto ricorre proprio nella giornata di oggi il settimo anniversario, settimo mese dalla tragedia del 18 gennaio scorso, quando la valanga distrusse l'hotel albergo di Rigopiano. Ci furono, come tutti ricorderanno, 29 vittime. E dunque una giornata che ci riporta alla memoria di tutti noi quella tragedia, e questi luoghi oggi silenziosi, da una parte alle prese con il fuoco, con i roghi che sono stati domati dopo giorni dai vigili del fuoco, dall'altra si cerca di ripartire nella zona di Farindola e di Rigopiano. Abbiamo prima ascoltato anche il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta. Si cerca di ripartire, ma ovviamente il problema è anche quello di capire quali e quanti danni questi incendi hanno provocato proprio negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, e non è esagerato parlare di disastro ambientale, perché i danni sono stati davvero tanti. Tra l'altro, su questa vicenda, sugli incendi qui di Fontevetica e dei due versanti del Gran Sasso, la Procura della Repubblica dell'Aquila ha anche aperto un'inchiesta. Direi che è tutto, Jacopo, se non ci sono domande da studio qui da Fontevetica in diretta possiamo restituire la linea allo studio. No, Paolo, solo per chiederti, ovviamente l'hai detto già all'inizio, ulteriore conferma del fatto che il rogo comunque sia sotto controllo, vero? Sì, sotto controllo. Diciamo che una squadra di vigili del fuoco questa mattina intorno alle 11 è riuscita a raggiungere a piedi, tra l'altro, proprio la zona dove si era riacceso questo focolaio. Fortunatamente è tutto rientrato in poco tempo e adesso la situazione è assolutamente tranquilla. Ricordiamo, Jacopo, che nei giorni scorsi invece ci sono stati grandissimi problemi che hanno tra l'altro richiesto anche l'impiego di aerei Canadair proprio per provvedere allo spegnimento dei roghi e degli incendi. Tra l'altro, le condizioni meteo dovrebbero, a livello proprio di pioggia, dovrebbero peggiorare nelle prossime ore. Questo potrebbe essere sicuramente un bene, perché nella nostra regione nel weekend è attesa la pioggia. Ovviamente, qualora dovesse arrivare la pioggia, la situazione proprio qui nella zona di Fontevetica potrebbe sicuramente ulteriormente migliorare. Per il momento è tutto, linea allo studio.
Grazie, grazie a Paolo Renzetti. Dunque, focolaio sotto controllo, quello sul Montesiella. Noi continuiamo con il nostro telegiornale continuando a parlare di eventi. Andiamo a Francavilla perché questa sera si attende un grande spettacolo con i fuochi a mare, un evento che richiamerà certamente tante persone per una serata da non perdere. Assessore Williams Marinelli, questa sera grandi fuochi a mare dal Pontile Sirena per un'estate che è tutt'altro che finita e che vi ha dato grandi soddisfazioni. Sì, tantissime soddisfazioni. L'estate, come appena hai detto tu, non è finita, dura ancora fino a metà settembre. Questa sera avremo i grandissimi fuochi a mare, che ormai è diventata un'istituzione per Francavilla al Mare. I nostri cittadini ci tengono e noi offriremo loro questa sera questo bellissimo spettacolo. Poi continueremo con Alex Anconetane, Piazza Michetti. Dopodiché andremo avanti a cena con gli artisti sopra San Franco e concluderemo la stagione estiva con il concerto di Niccolò Fabi. È un'estate che non finisce, e grandi spettacoli, come del resto i nostri cittadini meritano. Apriamo adesso la pagina dello sport e partiamo dal Pescara, che ieri ha vinto di misura l'ultimo test amichevole prima dell'avvio del campionato contro l'Avezzano. A regalare il successo alla formazione biancazzurra di Zeman ci ha pensato il solito Ferdinando del Sole, sempre più un gioiello della rosa biancazzurra. Vediamo il servizio. Gara piacevole al Dei Marsi, dove nell'ultima amichevole precampionato della stagione il Pescara supera l'Avezzano di misura grazie ad una rete realizzata in apertura al sesto da Del Sole. Biancazzurri in campo con il solito 4-3-3 con Pigliacelli in porta, Crescenzi, Elizalde, Perrotta e Mazzotta sulle fasce, Carraro centrale di centrocampo con Brugman e Palazzi larghi, e Del Sole, Ganz e Lattelat in avanti. Nell'Avezzano assente il bomber Branicic, il neotecnico Federico Giampaolo opta per un 4-3-1-2. Al sesto, pronti via, i biancazzurri sono già in gol con Del Sole che in area marsicana, dopo una bella finta, supera con un perfetto rasoterra il portiere Fanti. Per il 18enne attaccante pescarese prosegue così il momento favorevole dopo la doppietta realizzata in Coppa Italia al Rigamonti di Brescia. I biancazzurri in buone condizioni fisiche fanno intravedere qualche discreta trama di gioco, anche se al 17esimo una disattenzione difensiva per poco non permette all'Avezzano di far male al Pescara, con Guerra che viene però anticipato in uscita con i piedi da Pigliacelli. Alla mezz'ora ottima giocata di Brugman e pallone per Ganz, che però sbaglia sotto rete. Il gran caldo condizione 22 in campo. Al 32esimo l'ex veronese ci riprova in girata con Fanti che alza in calcio d'angolo. Ancora Ganz sfortunato, protagonista al 37esimo quando sul lancio illuminante di Del Sole trova ancora la respinta del portiere avezzanese. Nella ripresa Zeman cambia 9 undicesimi di squadra con Capone che sale in cattedra. Al 15esimo si vede proprio l'ex atalantino che in area tira sopra la traversa dopo un perfetto servizio di Pettinari. Il Pescara della ripresa sembra più squadra, con la manovra più fluida. I biancazzurri si lasciano preferire. Da segnalare al 28esimo il doppio passo con conclusione di Pettinari, su cui salva Lombardi. Dalla parte opposta si fa apprezzare invece Acaturlo, che dopo una bella giocata alza però troppo la mira. Al 43esimo Pettinari fallisce davanti a Lombardi il 2-0 prima del triplice fischio finale di Fiore di Cassino. Si finisce con la vittoria dei biancazzurri per 1-0, con il pensiero che a 10 giorni dall'avvio del torneo va inevitabilmente alla gara del 27 agosto con il Foggia allo Stadio Adriatico. Seduta di allenamento unica, rimaniamo sempre a parlare di Pescara, per i biancazzurri al centro sportivo Poggio degli Ulivi. Intanto sul fronte abbonamenti, arrivata la quota, raggiunta quota 4.000 sottoscrizioni per il Pescara, il termine ultimo per accedere all'abbonamento per la stagione 2017-2018 è fissato per le 19 di domani, quando si chiuderà la campagna abbonamenti. E a proposito di Pescara, Cappelluzzo, ritornato a Pescara dopo una stagione a Verona, pensa positivo ed è pronto a giocarsi le sue carte nonostante l'agguerrita concorrenza nel reparto avanzato.
Per Capelluzzo un gradito ritorno a Pescara a distanza di qualche stagione, a distanza di una stagione fortunata per il Pescara, perché quell'anno la formazione di Massimo Oddo vinse il campionato. Sì, sì, è stata una bellissima stagione, e sono qua per dare il meglio di me e per cercare di ripeterla. Arrivi dal Verona, lo scorso anno un'altra stagione per te positiva con la promozione degli Scaligeri in Serie A. Sì, anche l'anno scorso è andata bene, è stata una bella stagione appunto come l'anno prima e speriamo appunto di poter fare la stessa cosa anche quest'anno con il Pescara. Arrivi in un Pescara che punta ad un campionato di vertice, arrivi in una squadra dove ci sono tanti attaccanti, c'è una concorrenza molto grande, Capelluzzo è pronto a giocarsi le sue carte ovviamente. Beh certo, io sono qua per giocarmi le mie carte, per cercare di trovare il mio spazio. E spero appunto di trovarlo maggiormente possibile, anche se appunto siamo tanti, però la concorrenza fa bene. Mancano 10 giorni all'inizio del campionato, il Pescara a che punto è per quanto riguarda questa preparazione che state ultimando, ma anche dal punto di vista tecnico dell'intesa fra i reparti e tra i nuovi giocatori, come state? No, stiamo bene, stiamo lavorando molto, ma quindi lo sapevamo. Con mister lavoriamo abbastanza, anche dal punto di vista tattico ci troviamo bene, quindi speriamo bene. Non conoscevi Zeman, se non credo di fama, che tecnico hai trovato al di là del grande lavoro che abbia fatto fare in questo mese? Io appunto non lo conoscevo, però come hai detto te di fama si conosce, un grande lavoro sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tattico e sono contento di questo. Parlavamo prima della grande concorrenza che ci sarà in attacco e quest'anno tra i tuoi compagni c'è anche Ganz, che lo scorso anno era con te a Verona. Sì, sì, ci siamo ritrovati qua, io sono in prestito qua, lui è venuto definitivamente, però appunto ci siamo ritrovati, una buonissima concorrenza. Scendiamo in Serie C adesso perché il Teramo potrebbe presto riavere Marco Sansovini a pieno organico. Contatto tra il patron biancorosso Campitelli e l'attaccante romano per capire i margini, soprattutto dal punto di vista economico, ed è probabile che la risposta arrivi già ad inizio della prossima settimana. Potrebbe slittare all'inizio della prossima settimana la decisione di Marco Sansovini rispetto alla proposta avanzata dal Teramo di tornare nell'organico a pieno titolo, spalmando su 2 stagioni l'ingaggio che l'attaccante avrebbe dovuto percepire in un anno. Dunque per la punta ci sarebbe la possibilità di tornare a far parte della rosa a disposizione di Antonino Asta, dopo la decisione, prima del ritiro di Alfedena, di fare a meno del calciatore che quest'anno ha siglato 9 reti. Ma come si è arrivati ad una situazione simile? Facile a dirsi, il diavolo aspetta sempre di completare il reparto avanzato, specie dopo l'addio di De Iulis, che nelle intenzioni doveva essere il vice Foggia. Serve un altro elemento per rendere il pacchetto offensivo adatto alle esigenze dell'allenatore. Il problema è che la difficoltà di reperire una punta in questo momento e col budget limitato non è affatto semplice. E il Teramo tutto sommato si è accorto che 2 centravanti, barbuti, appunto Sansovini, ce li ha già in casa e sarà costretto comunque a pagarli, a meno che non trovino presto un'altra sistemazione. E allora perché non provare a rivitalizzare quelli che si hanno già in casa? Da qui nasce l'idea del contatto tra lo stesso calciatore e il presidente Campitelli, un colloquio nel quale è stato prospettato di allungare il rapporto calcistico per permettere alla società biancorossa di abbattere drasticamente la somma che avrebbe dovuto destinare comunque a Sansovini. Il giocatore non ha chiuso la porta, tutt'altro. Dopo le possibilità, per ora ancora in secondo piano, di Francavilla e Pineto in Serie D, l'opportunità di misurarsi ancora nella terza serie stuzzica e non poco l'ex Pescara, che potrebbe dire di sì nelle prossime ore della settimana che verrà. A quel punto Barbuti, già in lista di partenza, avrebbe la certezza di doversi trovare un'altra squadra nel più breve tempo possibile. Intanto domani per il Teramo test col Martinsicuro, squadra di eccellenza abruzzese che la stagione passata ha sfiorato il salto di categoria. Cambio di location per la gara, inizialmente prevista al Bonolis, si giocherà infatti nell'impianto vibratiano. E in Serie D, esordio ieri in amichevole contro il suo ex Pescara per il neo tecnico dell'Avezzano Federico Giampaolo, che guiderà i biancoverdi nel prossimo campionato di Serie D. Federico Giampaolo torna in Abruzzo ad allenare l'Avezzano, una grande responsabilità per allenare e guidare una squadra che punterebbe a vincere il campionato.
Ma stimolante sicuramente, perché sono arrivato praticamente stamattina, ho fatto un allenamento, poi c'è stata questa amichevole di lusso contro il Pescara, mi è servita per vedere un po' le caratteristiche dei giocatori. Sono molto contento perché io praticamente non ci ho messo niente di mio, però ho visto la squadra che aveva il piglio giusto, aveva la giusta determinazione, per cui le basi per fare bene ci sono. Cosa ti ha convinto ad accettare le proposte e la richiesta dell'Avezzano? Ma c'era questo ballottaggio che si portava avanti da una settimana, poi quando il presidente aveva deciso di prendere Aiello non ci speravo più, invece poi mi è arrivata la chiamata nel pomeriggio e ho accettato, perché la passione è quella di allenare, sinceramente, per cui anche se devi fare dei sacrifici, però il nostro lavoro è così, ci buttiamo in questa avventura sperando appunto che le cose possano andare bene. Avrei a che fare con un presidente passionale, vulcanico? Ma secondo me è meglio i presidenti passionali, che hanno giustamente a cara la squadra, che presidenti che sono un po', come dire, passivi. Devo dire che mi sono trovato bene a pelle, poi bisogna vedere in futuro com'è, però l'importante è che gli ho detto che si remi tutti nella stessa direzione, perché la squadra ha avuto dei momenti di instabilità pesante. Per il bene dell'Avezzano dobbiamo fare questo, poi ci proviamo, speriamo che le cose vanno bene. L'ultima è un ritorno in Abruzzo che volevi fortemente. Beh sì, io sono abruzzese, per cui tornare a casa ogni tanto alle origini fa sempre piacere. Sono molto entusiasta, molto contento di questa esperienza. Ripeto, speriamo che ci possiamo togliere delle soddisfazioni. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Il TG6 torna puntuale questa sera alle ore 19. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.